Ecco, credo che possiamo cominciare. Do il benvenuto a tutti, agli studenti innanzitutto, ai colleghi, a tutti gli ospiti, graditissimi, perché uno stamattina mi domandava se questi seminari, questi colloqui sono aperti. Certamente sono aperti e ci mancherebbe altro, l'unico limite è la capienza, ma ci stiamo. Ecco, e do il benvenuto naturalmente al professor Lucio Russo, il nostro oratore di oggi. Lucio Russo è professore, credo, di calcolo delle probabilità, ecco. All'Università di Roma a Tor Vergata, ma i suoi interessi culturali, scientifici vanno ben oltre il calcolo delle probabilità, e questo sarebbe facile, ma anche vanno ben oltre l'ambiente tradizionale, diciamo, di fisica e di matematica. E una delle cose a cui si è interessato di più da ormai molti anni, saranno 15, 20 forse, questo non saprei, è la storia della scienza, con particolare attenzione alla scienza antica. E in realtà di recente si è interessato moltissimo anche agli sviluppi della scienza italiana, è appena uscito un libro suo, però lui avrebbe parlato anche volentieri di questo, ho insistito io perché ci parlasse invece della scienza antica, della scienza del periodo ellenistico, sulla quale ha lavorato moltissimo, coniugando due cose che non sono sempre coniugate, cioè una capacità di leggere direttamente nella lingua originale quei pochi testi o frammenti che ci sono dell'epoca ellenistica e tutto il background di tipo fisico-matematico per capirli. Ecco. E basta, il contenuto lo lasciamo a lui. Mi ha ripetuto più volte che in un'ora non si fa in tempo a dire quasi nulla, e sicuramente è vero, ma in un'ora si fa in tempo a dare quel che basta di stimoli, perché poi se una persona interessata cerca i libri suoi, di altri, qualche cosa e può continuare a studiare. Ecco, il titolo, e chiudo con questo, è Risultati e metodi della scienza ellenistica, alcuni esempi. E allora. Dunque, si sente bene, sì, che ho problemi con la posizione del microfono. Volevo innanzitutto ringraziare naturalmente Giancarlo Benettin per questo invito. L'idea di fare un'introduzione da quello che lui mi ha detto, partendo da zero, cioè rivolto a persone che sanno poco della scienza antica, quindi mi scuso con le persone invece che magari hanno già letto il mio libro, ne ho visto qualcuna, insomma, per le quali forse non dirò nulla di nuovo, dirò cose un po' banali. E volevo parlare un po' appunto del contributo dato dal recupero della scienza ellenistica allo sviluppo della scienza moderna, accennando anche un po' alle differenze introdotte appunto da coloro che hanno effettuato questo recupero nella scienza moderna rispetto alla scienza ellenistica. Ecco, differenze che secondo me non sempre sono migliorative, questa è una delle tesi che forse può risultare strana, diciamo, a parte del pubblico. Allora volevo cominciare con un esempio che spesso è considerato, come dire, uno dei salti di qualità caratteristici tipici, diciamo, sottolineano, diciamo, il decollo della scienza moderna rispetto alla scienza antica, cioè la rivoluzione astronomica, come l'ha chiamata Kuhn, che è un esempio paradigmatico appunto di una delle sue rivoluzioni scientifiche, o se volete rivoluzione copernicana. E in genere è considerata un tipico ribaltamento delle concezioni degli antichi. No, io credo che l'idea che venga trasmessa anche nei licei è che esista un'astronomia antica, una cosmologia antica, che prevede una terra immobile al centro del cosmo, poi intorno il Sole e i pianeti, e all'esterno una sfera cristallina in cui sono incastonate le stelle, che chiude il tutto, insomma, è quel che dà un universo chiuso, che è contrapposto, diciamo, all'universo infinito della scienza moderna. Ora, l'idea che questa sia la concezione degli antichi, da cosa nasce? Essenzialmente che questa è la concezione, a parte differenze tecniche anche rilevanti, però questa concezione sia quella di Aristotele, oltre che di molti suoi predecessori, per esempio di Platone, e sia quella di Tolomeo, che si rifà anche esplicitamente a Aristotele. Quindi l'idea che se lo dice Aristotele, lo dice anche Tolomeo, sarà la concezione di tutti gli antichi. Ora io volevo sottolineare un po' la distanza temporale che c'è tra Aristotele e Tolomeo. Pensavo di fare una timeline, come adesso si dice, perché a volte
si sottovalutano, diciamo, le distanze temporali all'interno dell'antichità. Ora, se questo è il 500 avanti Cristo, 400, 300, 200, 100, 0, 100, 200. Ecco, Aristotele qui più o meno. No, Platone ancora prima. E Tolomeo scrive intorno al 150 d.C. Quindi vi è un mezzo millennio tra i due. Cioè non si può pensare a Tolomeo e Aristotele come esponenti, diciamo, dello stesso periodo storico, della stessa civiltà. Ora, cosa succede in questo mezzo millennio? Beh, succede un po' di tutto e soprattutto succede che in un primo periodo, diciamo qui, c'è lo sviluppo della scienza ellenistica. In particolare in astronomia ci sono persone come Aristarco di Samo, Archimede, Apollonio di Perga, Ipparco, cioè tutti i massimi astronomi dell'antichità sono in questo periodo. E poi c'è un periodo di crisi. E poi c'è la ripresa con Tolomeo. Ecco, la situazione è chiarita, può essere chiarita facendo un istogramma che avevo preparato, purtroppo ho dimenticato di portarlo, è nell'edizione inglese del mio libro, in cui uno può vedere un istogramma della distribuzione di tutte le osservazioni astronomiche ricordate nel Magesto di Tolomeo, divise per decennio. È abbastanza impressionante perché si vede che le osservazioni sono distribuite in un arco di circa 7 secoli, però i 200 anni che precedono Tolomeo sono vuoti. Cioè evidentemente Tolomeo conosce o osservazioni proprie o di suoi immediati predecessori, 10-20 anni prima, oppure osservazioni vecchie di 300 anni, insomma, di Ipparco, sono le ultime, oppure quelle ancora più antiche, si risale fino al 700 avanti Cristo. Cioè lui cerca di riprendere il filo di una tradizione che si era interrotta per un paio di secoli. Ecco, quindi questa è la situazione, no? Quindi grande sviluppo della scienza, crisi. Ecco, in questo periodo di grande sviluppo della scienza noi non abbiamo le opere astronomiche. Quindi l'idea molto diffusa che tutti quei signori che ho elencato fossero più o meno, con l'eccezione di Aristarco, tutti geocentrici e condividessero la cosmologia, diciamo, di Tolomeo e di Aristotele è praticamente gratuita. E anzi, da una serie di testimonianze indirette, in particolare di autori romani, si capisce che l'idea eliocentrica non era stata affatto abbandonata dopo Aristarco di Samo. Ecco, comunque, quello che certamente è importante e che volevo sottolineare è che quando Copernico riprende l'idea eliocentrica e compie la sua rivoluzione copernicana, è vero che la compie, diciamo, opponendosi all'antico Tolomeo, ma lo fa riprendendo il pensiero di uno ancora più antico, cioè Aristarco di Samo, che era vissuto in quel periodo che ho indicato come massimo periodo di fioritura della scienza ellenistica. Ecco, il fatto che Copernico non avesse fatto altro che fatto altro, dal punto di vista, se volete, cosmologico, qualitativo, dal punto di vista tecnico aveva fatto molto di più naturalmente, aveva elaborato tutto un sistema di epicicli, usando essenzialmente lo stesso tipo di algoritmo che aveva desunto dal Magesto. Da questo punto di vista era un seguace di Tolomeo, no? Però dal punto di vista del ribaltamento del ruolo del Sole e della Terra non aveva fatto altro che riprendere questa idea di Aristarco. Era chiarissimo ai contemporanei di Copernico ed era ancora chiarissimo nel 600, cioè nel 17 secolo, quando si discuteva tra chi era, seguiva l'eliocentrismo e chi si opponeva ed era geocentrico, si parlava di seguaci di Aristarco e di chi era contro Aristarco. E poi è con l'illuminismo che è venuta l'idea che la rivoluzione non era copernicana e che Aristarco è stato relegato, come dire, al ruolo di precursore. No. Cioè sembra che il merito di Aristarco sia stato quello di essere un precursore di Copernico e non che Copernico sia stato un seguace di Aristarco. C'è stato questo ribaltamento. Ecco, però all'epoca di Copernico e ancora all'epoca di, anche in Galileo e anche in Keplero,
come dire, la cosmologia non è ancora quella che intendiamo moderna, perché sopravvive ancora la sfera cristallina in cui sono incastonate le stelle fisse, quindi è ancora un mondo chiuso, è ancora un mondo circondato da questa sfera che racchiude il tutto. E quando si abbandona in età moderna questa idea e si pensa che le stelle cosiddette fisse siano in realtà mobili, ecco, probabilmente molti lo sanno, l'idea di Halley, lo scopritore della famosa cometa di Halley, che nel 1718 si accorge che alcune stelle, in particolare Sirio, Arturo e Aldebaran, si sono spostate. Quindi non sono fisse, hanno cambiato la posizione relativa tra di loro rispetto alle altre stelle fisse. Ecco, come fa Halley a scoprire questo? Questo è naturalmente un passo essenziale, no, per arrivare all'astronomia moderna, importante quanto, forse ancora di più, della rivoluzione copernicana. Così si distrugge l'idea della sfera cristallina, si comincia a capire che... Beh, Halley non aveva strumenti abbastanza precisi per poter vedere, accorgersi del moto delle stelle fisse in tempi brevi, ma con gli strumenti dell'epoca di Halley si poteva rendere conto del moto di una stella fissa solo se lo osservava nell'arco di molti secoli. Quindi l'unica cosa che Halley poteva fare era misurare con cura le coordinate di queste stelle e confrontarle con il risultato di misure di molti secoli prima, cosa che lui fece, cioè confrontando le proprie misure con quelle riportate da Tolomeo nell'Almagesto, perché nell'Almagesto c'è anche un catalogo stellare con le coordinate delle stelle fisse. Quindi questa, diciamo, rivoluzione concettuale non sarebbe stata possibile senza questo dato che veniva dall'antichità e che Halley attribuiva a Tolomeo. Ora, in realtà Tolomeo le coordinate che aveva inserito nel coordinate stellari che aveva inserito nel Almagesto non erano il risultato delle sue misure. C'è stata una lunga polemica secolare su questo punto per capire se erano originali o no. Mi sembra che la questione però sia stata decisa con un lavoro di Grassoff in particolare, il quale ha fatto un'analisi statistica accurata, confrontando, diciamo, tutti i dati riportati da Tolomeo con i dati che conosciamo sul precedente catalogo stellare di Ipparco, perché già Ipparco aveva compilato un catalogo stellare che non ci è rimasto, però alcune coordinate sono riportate nel commento ai fenomeni di Arato e di Eudosso scritte da Ipparco, e confrontando le coordinate di Tolomeo con queste poche coordinate di Ipparco e facendo un'analisi statistica accurata si vede che in realtà Tolomeo aveva usato i dati di Ipparco come fonte. La cosa non è proprio banale, perché lui non copia le coordinate, siccome conosce la precessione degli equinozi deve fare una trasformazione rigida, insomma, quindi per questo ci vuole un'analisi statistica abbastanza accurata, però il risultato è questo. Ora, perché detto questo dettaglio? Perché quindi questo significa che Halley, senza saperlo, aveva osservato il moto delle stelle fisse confrontando i propri dati con quelli di Ipparco, in realtà, non con quelli di Tolomeo. E allora si può chiedere come mai e perché Ipparco aveva compilato un catalogo stellare, rendendo possibile questo lavoro. Ipparco vive al secondo secolo avanti Cristo, quindi dopo quasi 2000 anni, dando la possibilità ad Halley di scoprire il moto delle stelle fisse. Ecco, questo lo si può sapere leggendo la Naturalis Historia di Plinio. Cioè Plinio riporta questa notizia che Ipparco ha compilato un catalogo stellare e ci spiega perché l'aveva fatto. Ipparco aveva compilato questo catalogo perché si è accorto di alcune nove e allora aveva deciso di compilare un catalogo per due motivi. Innanzitutto per vedere se in futuro ci fossero altre nove. E poi perché lui sospettava che le stelle cosiddette fisse in realtà non fossero fisse, ma fossero mobili, ma animate di un moto così lento che nel corso di una generazione umana non si poteva vedere il moto, non era discernibile. E quindi l'unica possibilità di osservare il moto delle stelle era di quelle di conservare con cura per i posteri le coordinate stellari, in modo che i posteri un giorno avrebbero potuto vedere se le stelle in realtà si erano mosse. Quindi, se volete, si tratta di un esperimento che è stato fatto nell'arco di due millenni, insomma, che è stato ideato e iniziato da Ipparco, di cui Halley è stato l'esecutore inconsapevole, diciamo, 2000 anni dopo. A me questa cosa mi ha sempre colpito molto, mi fa venire quasi un brivido, insomma, perché noi non se ne è reso conto, ovviamente, perché
non poteva collegare le due cose come le ho collegate io, perché non sapeva che i dati di Tolomeo erano stati estratti da quelli di Parco, no? Ora, quindi anche l'idea che le stelle fisse non siano fisse risaliva all'antichità, e non genericamente all'antichità, ma a quella zona oscura di cui non abbiamo le opere, da cui veniva anche l'idea eolocentrica, no, da lì veniva anche l'idea. E a quando risale questa idea, cioè dell'inesistenza della sfera cristallina delle stelle fisse? Ebbene, è abbastanza impressionante notare che risale addirittura a Eraclide Pontico, cioè che è un contemporaneo di Platone. E questa è stata la prima persona che ha ipotizzato un moto della Terra. Non aveva ipotizzato il moto eliocentrico, ma aveva ipotizzato il moto di rotazione diurna della Terra. Ora, se ci pensate, l'idea di una sfera cristallina delle stelle fisse viene proprio osservando il cielo di notte e vedendo che le costellazioni si muovono di un modo rigido. Allora, la cosa più semplice da pensare è che siano fissate a qualche sfera che si muove rigidamente. Se invece si ipotizza che è la Terra a muoversi, quindi il moto delle stelle è solo apparente, beh, allora non c'è più bisogno di pensare all'incastonata in qualcosa di rigido, perché bisogna solo spiegare perché appaiono fisse. E beh, possono apparire fisse perché sono così lontane, come diceva il Parco, che non si riesce a percepire il moto, insomma. E quindi non è strano che lo stesso Eraclide Pontico, che aveva ipotizzato un moto di rotazione diurno, aveva anche pensato che le stelle fisse in realtà non fossero incastonate in una sfera, ma fossero altri mondi. Infatti l'idea di Eraclide Pontico è che esistessero infiniti mondi. Quindi questa, allora, ecco, io volevo sottolineare questo punto, cioè che questa sfera delle fisse, che scompare già nel pensiero del primo che ipotizza un moto della Terra, sopravvive invece poi nei sistemi di Keplero, oltre che di Copernico e di Galileo. E questo dà la differenza, secondo me, tra, come dire, chi concepisce per primo un'idea e chi recupera semplicemente un'idea precedente, no? Copernico dice nella prefazione al De Revolutionibus che lui, per scoprire i moti della Terra, aveva sfogliato le pagine di tutti gli antichi filosofi, insomma, cioè un'idea che gli viene dai testi, insomma, e quindi è più difficile poi trarne altre conseguenze, insomma, rispetto a chi l'immagina per la prima volta. Ecco, e questa idea si era conservata in tutto il periodo ellenistico, perché se leggete il testo di divulgazione astronomica di Gemino del primo secolo avanti Cristo, quindi già nella zona di crisi, Gemino dice, parla di sfera delle stelle fisse come ne può parlare un'enciclopedia moderna, cioè dice, poi c'è la cosiddetta sfera delle stelle fisse, dice, in realtà le stelle sono a distanza variabile, non esiste nessuna sfera, non sono su una superficie sferica, ma poiché noi le possiamo dare solo le coordinate angolari, ci conviene immaginarle sulla superficie di una sfera. Quindi è una finzione matematica questa sfera, che serve soltanto per, come dire, per visualizzare meglio corpi di cui si sanno dare solo le coordinate angolari, di cui non si conosce la distanza. Questo è ancora chiaro a Gemino, intorno al 50 avanti Cristo, ma naturalmente molto lontano deve essere capito da Tolomeo nel Almagesto, 200 anni dopo. E questo dà un'idea appunto del crollo concettuale. Ecco, passo successivo, quindi non è solo l'eliocentrismo che viene da quella zona, no, che viene recuperato, anche l'idea, diciamo, dell'eliminazione della sfera delle stelle fisse e l'idea che le stelle siano mobili. Ora, qual è il passo successivo dell'astronomia moderna? Il passo essenziale, direi, che è l'introduzione della meccanica celeste, cioè il cercare di spiegare in modo non puramente cinematico il moto dei pianeti, ma introdurre concetti dinamici dello stesso tipo di quelli utili per spiegare i moti terreni. Questo mi sembra il passo successivo molto importante. In particolare c'è questa idea, si può dire, dell'eliocentrismo dinamico, cioè nel pensare che se i pianeti girano intorno al Sole, lo fanno perché l'attrazione gravitazionale col Sole è equilibrata dalla forza centrifuga. Ora, questa idea in epoca moderna è espressa molto chiaramente da Giovanni Alfonso Borelli. Volevo leggere, dove l'ho messo, un passo di Borelli che pensavo di aver portato, paura di non averlo portato, vabbè, ve lo dico più o meno a memoria il concetto, cioè 1666 Borelli scrive un lavoro fondamentale sul moto dei satelliti di Giove, dei pianeti Medici, e dice che come i pianeti Medici intorno a Giove, così i pianeti veri, normali intorno al Sole, in tutti e due i casi
vi è un equilibrio tra l'interazione col corpo maggiore centrale, cioè in un caso con Giove, nell'altro con Sole, che è una forza attrattiva, e la forza che noi chiamiamo centrifuga. Io non uso proprio la parola centrifuga, uso la forza dovuta alla velocità del moto di rotazione, che tende a spingere verso l'esterno. Dice, se le due forze si equivalgono, il pianeta non si avvicina né si allontana e quindi si muove di modo circolare. Ecco, Borelli poi sarà nominato da Newton nell'elenco, nel breve elenco dei pochi predecessori che Newton riconosce al suo lavoro. Insomma, è chiaro che questo è un passo fondamentale. Ora, da dove viene questa idea? Cioè dell'equilibrio, e anche questa viene dalla stessa zona. È un'altra idea recuperata da quel periodo di cui non abbiamo opere, e però possiamo ricostruirla da testimonianze indirette. E quindi io volevo leggere due brani, un brano di Plutarco che piace particolarmente a Giancarlo Benettini, che mi ha chiesto esplicitamente di leggerlo perché era rimasto colpito. Ecco, Plutarco, qua nell'operetta De Moralia che si chiama De Face Quae Norberune Apparet, cioè sul volto che appare nel disco della Luna, e forse vale la pena ricordare che la prima opera, il primo scritto scientifico di Newton, fatto quando ancora era studente, era sull'aspetto della Luna. Quindi era la prima fonte che ha usato Newton, è stata la lettura di questo dialogo, insomma. E Plutarco scrive, certo la Luna è trattenuta dal cadere dallo stesso moto e dalla rapidità della sua rotazione, proprio come gli oggetti posti nelle fionde sono trattenuti dal cadere dal moto circolare. Il moto secondo natura guida infatti ogni corpo, se non è deviato da qualcos'altro. Perciò la Luna non segue il suo peso, che è equilibrato dall'effetto della rotazione, ma si avrebbe più ragione di meravigliarsi se essa restasse assolutamente immobile e fissa come la Terra, perché in questo caso cadrebbe. Ora, notate quante idee ci sono in questo passo, e poi ci sono altre idee ancora più interessanti dopo, ma credo di non avere il tempo, che sono completamente diverse dalle idee aristoteliche che in genere vengono attribuite a tutti gli antichi. No? Per Aristotele la Luna non cade, non perché il peso è equilibrato da qualcosa, ma perché non pesa, i corpi celesti non pesano, secondo Platone, secondo Aristotele, sono... E nella loro natura quelli di girare, non di cadere. Il peso riguarda solo i corpi pesanti, i corpi celesti non sono pesanti. L'idea invece di poter spiegare allo stesso modo il moto della Luna intorno alla Terra e quello di un sasso intorno alla fionda significa pensare che esistono leggi di natura che riguardano sia i sassi che i corpi celesti. E questa è un'idea normalmente considerata moderna. No? Ed è un'idea moderna, nel senso che è un'idea ellenistica, che è molto diversa dalle idee aristoteliche, insomma, ecco, di quella modernità che sta sempre in quella zona oscura che dicevo prima. Ora, però il brano di Plutarco riguarda il moto della Luna intorno alla Terra, quindi c'è l'idea che il peso non riguarda solo i sassi, ma riguarda anche la Luna. Ora, questa idea è stata estesa anche al caso dei pianeti che ruotano intorno al Sole, oppure no? Ora, nell'ambito di una teoria geocentrica è chiaro che la stessa idea non si può estendere, ma perché i pianeti hanno stazioni e retrogradazioni, cioè se le osservate a un certo punto il moto rallenta, poi si fermano e tornano indietro. Nel momento in cui si fermano, la forza centrifuga dovrebbe annullarsi. Se io faccio ruotare un sasso con una fionda, non posso invertire il moto senza che la tensione della fionda venga meno. No. E quindi è possibile immaginare un equilibrio tra gravità e forza centrifuga solo se nell'ambito di una teoria eliocentrica. E d'altra parte questa può essere proprio una giustificazione dinamica dell'eliocentrismo, se ho questa idea. Ora esiste questa idea nell'antichità, allora volevo leggere un altro passo che è di Seneca, che a me sembra molto chiaro in questa direzione. Seneca dice, abbiamo trovato chi ci ha detto, sbagliate pensando che qualche stella, qua ho scritto stella perché il termine latino è generico naturalmente, può riguardare sia le stelle che i pianeti, no? I pianeti sono stelle vaganti, ma sempre stelle sono, ma qua si riferisce a pianeti in realtà, interrompa il suo cammino o lo inverta. Non è permesso ai corpi celesti fermarsi né invertire il moto. Cioè sta dicendo che non è permesso fare ciò che vediamo fare a tutti i pianeti quando fanno stazione e retrogradazione. Tutti avanzano, come una volta sono stati lanciati, così procedono. La fine del loro cammino coinciderebbe con la loro stessa fine. È chiaro?
chiaro, se io ho l'idea che è espressa da Plutarco, cioè che c'è equilibrio tra la forza di gravità e la forza centrifuga, se si ferma, cade. Quest'opera eterna, e lo dice chiaramente Seneca, perché continua dicendo, quest'opera eterna, a moti irrevocabili, se dovessero arrestarsi, quei corpi, ora conservati dal loro moto regolare, cadrebbero gli uni sugli altri. Cadrebbero gli uni sugli altri. Alia alis incident. È proprio chiaro. Qual è allora il motivo per cui alcuni sembrano tornare indietro? Cioè, come si concilia questa affermazione teorica con l'osservazione che esistono le stazioni planetarie? E la risposta è: l'intervento del Sole e la natura dei percorsi e delle orbite circolari, disposte in modo che per un certo tempo ingannano gli osservatori, impone loro un'apparenza di lentezza. Così le navi, sebbene procedano a vele spiegate, sembrano tuttavia star ferme. Cioè, l'idea che una nave che procede a lieve la vele spiegate sembra star ferma a chi sta sulla nave stessa, era un topos per spiegare la relatività del moto, c'è anche in Virgilio e in altri autori, no? Quindi è chiaro che sta dicendo è un effetto dovuto al moto relativo, cioè dovuto al moto della Terra, che noi stiamo come se stessimo su una nave che ci appare ferma e invece si muove. Se invece si riferisce il moto al Sole, allora tutto si spiega e si vede che i pianeti non tornano mai indietro. Quindi evidentemente questa idea, che poi quell'idea che è ripresa da Borelli e poi da Newton, diciamo, era già chiara nelle fonti di Seneca. E quindi c'era stata questa estensione, diciamo, dal caso della Luna, nominato esplicitamente da Plutarco, al caso anche dei pianeti. Ecco, questi passi che ho letto mi sembrano abbastanza impressionanti, però a chi li legge, sapendo poco, diciamo, della scienza ellenistica, può sembrare ci sia una grossa differenza rispetto alla scienza propriamente detta, cioè diciamo queste sono affermazioni qualitative, non ci sono formule, non ci sono teoremi, e naturalmente non ci possono essere, perché ho letto brani di Plutarco e di Seneca, nessuno dei due è uno scienziato, stiamo leggendo, come dire, testimonianze indirette. E Plutarco capisce abbastanza di più rispetto a Seneca, insomma Seneca capisce veramente poco di scienza ellenistica, però attraverso loro si riescono a ricostruire alcune idee. Allora io volevo fare qualche esempio di risultati anche quantitativi della scienza dello stesso periodo, e non posso farli in astronomia perché nessuna opera astronomica del periodo c'è rimasta, cioè c'è rimasta solo un'operetta minore di Aristarco di Samos, che però non ha relazione con l'eliocentrismo, l'operetta sulle dimensioni e le distanze del Sole e della Luna, in realtà è un'opera di geometria e di trigonometria, non ha molto interesse dal punto di vista della teoria dei moti planetari. E quindi volevo accennare a due risultati di Archimede per dare un'idea a chi non ha mai sentito parlare di qual è il tipo di risultati che si avevano all'epoca. Insomma, Archimede tra l'altro aveva scritto anche opere astronomiche, non lo sappiamo, da una testimonianza di Tolomeo che cita Ipparco, che cita Archimede, insomma, sono questioni astronomiche, però non abbiamo nessuna opera astronomica di Archimede. E allora volevo citare un risultato del Trattato sui Galleggianti, e volevo dire subito che il motivo per cui ho cominciato a interessarmi di scienza antica, di scienza ellenistica, è stato che degli studenti mi chiesero di fare un seminario di storia della scienza, e per prepararmi io proposi la scienza antica, la scienza ellenistica, e per prepararmi mi avevano dato una settimana di tempo, mi lessi il Trattato sui Galleggianti di Archimede, che non avevo mai letto, e da allora mi sono entusiasmato in modo tale che non sono riuscito a fare altro, insomma, ho cambiato mestiere, non per dare l'idea di fino a che punto mi ero rimasto coinvolto. No, perché io leggendo il Trattato sui Galleggianti di Archimede mi aspettavo di leggere il Principio di Archimede che mi aveva insegnato a scuola, qualcosa di più, ma più o meno a quel livello, in quell'ambito, insomma. E invece questa è un'opera in due libri. Il primo libro, tra l'altro c'è anche il cosiddetto principio di Archimede, però non è un principio, è un teorema, si dimostra. E già questo dà una grossa differenza rispetto, diciamo, all'impressione che si ha a scuola quando si sente parlare di queste cose. Poi dimostra la sfericità degli oceani, cioè la sfericità della Terra, in base ai principi di idrostatica. Questo è già un aspetto interessante. Però la cosa veramente impressionante dal punto di vista matematico è il secondo libro. Cioè nel secondo libro si pone il problema dell'equilibrio di un segmento di paraboloide di rivoluzione galleggiante. Quindi considera il caso di un paraboloide di rotazione,
un segmento, quindi tagliato con un piano ortogonale all'asse di simmetria del paraboloide. E quello che si chiede, no, se lo si pone nell'acqua con l'asse di simmetria verticale, è ovvio per simmetria che questo è in equilibrio, se la densità è minore della densità dell'acqua. E il problema che si pone Archimede è quello se l'equilibrio è stabile o instabile. È chiaro che questo ha una motivazione dal punto di vista dell'ingegneria navale, che è abbastanza trasparente. No? Ora può sembrare che le navi assomiglino poco a un paraboloide di rotazione, però tutti i risultati di Archimede rimangono invariati se si considera un paraboloide ellittico e la forma della nave comincia a somigliare parecchio di più. E lui è abituato a fare queste dilatazioni, insomma lo fa sistematicamente. Quindi solo che in questo caso, diciamo, le osservazioni che lui fa una volta sola vanno divise in due, cioè studiando Baccheggio e Rolio bisogna considerare due paraboloidi diversi, questa è l'unica differenza. Allora il problema è questo, allora, l'equilibrio verticale è stabile o non è stabile? Allora questa stabilità viene studiata in dipendenza da due parametri. Uno è un parametro di forma, che è dato dal rapporto tra l'altezza del segmento di paraboloide e il parametro della parabola. E l'altro è la densità del paraboloide. E allora Archimede dimostra, in modo completamente rigoroso, che esiste una soglia nel fattore di forma tale che al di qua della soglia, cioè se l'altezza del paraboloide non supera i 3/2 del parametro della parabola, l'equilibrio verticale è sempre stabile indipendentemente dalla densità, perché ovviamente la densità sia minore di 1, perché galleggia, insomma, non si pone nemmeno il problema. E dimostra, quindi trova con rigore qual è il punto di soglia. Se la soglia viene superata, cioè se il paraboloide è troppo alto e quindi l'altezza supera i 3/2 del parametro della parabola, allora sorge una soglia nella densità e anche questa soglia nella densità viene calcolata esattamente. Perché deve pescare abbastanza perché l'equilibrio sia stabile, naturalmente, quindi la densità deve superare, diciamo, un certo valore minimo. Le due soglie sono calcolate esattamente. Ora, da un punto di vista moderno, allora quello che succede è che se la soglia viene superata, il paraboloide si inclina e lui calcola anche qual è l'angolo di cui si inclina, diciamo, e qual è la condizione per cui il bordo non tocchi l'acqua e quindi non porti acqua. Ecco, questi sono risultati che modernamente sono risultati di teoria delle biforcazioni, perché c'è una posizione di equilibrio stabile che diventa, si biforca e dà luogo all'infinità in questo caso di posizioni di equilibrio, cioè tutte quelle in cui il paraboloide è inclinato, ma può essere inclinato naturalmente in un'infinità di posizioni diverse che si ottengono con una rotazione. Ecco, questo per dare un'idea del tipo di risultati. Questi sono risultati che sono stati recuperati quando? Io credo nel XIX secolo. Insomma, certamente Galileo non era in grado di seguire questi discorsi e non si poneva problemi a questo livello, insomma. E volevo fare un altro esempio di risultato di Archimede, più matematico, se volete, cioè dare un'idea dei risultati che sono nel Trattato sulle spirali. Il Trattato sulle spirali, Archimede studia la curva che oggi si è detta spirale di Archimede, cioè è la traiettoria di un punto che si muove di modo rettilineo uniforme su una semiretta, mentre la semiretta ruota di modo rotatorio uniforme intorno alla sua origine. Quindi, se volete, la coordinata radiale è proporzionale alla coordinata angolare in termini di coordinate polari, ρ uguale k teta. Ecco, questa è la curva che studia. Cosa studia di questa curva? Studia due cose essenzialmente. Da una parte studia qual è la superficie di ogni giro della spirale, per esempio la superficie del primo giro. E per fare questo introduce quello che sostanzialmente è un'integrazione di Riemann. Cioè si può pensare che l'integrale di Riemann non è altro che la generalizzazione, diciamo, a tutte le funzioni in cui lo stesso discorso di Archimede è ancora vero del procedimento che fa Archimede. Insomma, perché approssima dall'esterno e dall'interno questa superficie con somme di settori circolari e dimostra che iscritti o circoscritti e dimostra che la differenza è arbitrariamente piccola. Insomma, ci sono, come dire, l'analogo dei plurirettangoli contenuti e contenenti, esattamente il discorso di integrazione di Riemann. E l'altro risultato, lui calcola in ogni punto qual è esattamente la direzione della tangente alla spirale, che è il primo risultato di geometria differenziale, se volete, no? Quindi c'è, cioè, da una parte la fondazione del calcolo integrale, dall'altra quella del calcolo differenziale. A me piace molto uno dei lemmetti, dei tanti lemmi che fa per dimostrare quest'ultimo risultato,
E c'è il primo, almeno il primo che si è attestato, diciamo, storicamente, il primo confronto tra infinitesimi di ordine diverso. E dimostra quello che, tradotto in termini moderni, equivale a dire che 1 meno cosen alfa è un infinitesimo di ordine superiore rispetto ad alfa o a sen alfa. Insomma, e questo gli serve naturalmente per poter calcolare la direzione esatta della tangente, quindi ci sono anche confronti tra infinitesimi di ordine diverso. Questo per dare un'idea, diciamo, di quali erano poi i contenuti tecnici, no? Perché se uno legge, pensa di poter capire di che si trattava solo attraverso Plutarco Seneca, non si rende conto ovviamente. Quindi sarebbe molto interessante, non so, poter leggere i libri, le opere di astronomia di Parco, e probabilmente si troverebbe un livello, diciamo, di elaborazione matematica analogo a quelli di Archimede, che conosceva in Archimede o in Apollonio o in Euclide, insomma. Ecco, io volevo provare a dire qualcosa, però con molto poco tempo, sugli aspetti metodologici di questa scienza. Cioè, quali erano, cercato di dare un'idea, che erano stati ottenuti molti risultati importanti, diciamo, più che sono stati essenziali nella rivoluzione scientifica moderna, cioè è stato essenziale studiare questi antichi testi per poterli recuperare. Cioè, da lì veniva l'eliocentrismo, veniva l'abolizione delle stelle fisse, ma veniva anche l'idea dell'integrale, veniva anche l'idea della geometria, del calcolo del differenziale, del confronto di infinitesimi di ordini diversi e così via. Però il tutto veniva da poche decine di persone vissute nell'arco di un paio di secoli, insomma, lo trovo abbastanza impressionante. Diciamo, quindi, quali erano le caratteristiche del metodo che aveva permesso di questa esplosione, diciamo, di risultati scientifici? E quali sono le differenze introdotte dai moderni? Insomma? Allora, una prima caratteristica importante, naturalmente essenziale, è il metodo dimostrativo, no? Che nasce già nel IV secolo, se volete, però poi si sviluppa e esplode nel terzo, nel senso che si sviluppano molte diverse teorie scientifiche basate su postulati e articolate in teoremi nel corso del terzo secolo, come l'idrostatica, l'ottica, la meccanica, la geografia matematica e così via. Ora, e voglio sottolineare che nessun'altra civiltà aveva inventato l'idea della dimostrazione matematica. No? Si parla spesso delle grandi conquiste, non so, dell'antica matematica cinese o della matematica mesopotamica. Cioè, altre civiltà avevano sviluppato matematica nel senso che avevano sviluppato algoritmi utili, ma nessuno aveva sviluppato l'idea di dimostrazione, l'idea di teorema. No? Questa è un'idea che è sorta solo nella civiltà greca, insomma, si è sviluppata nella civiltà ellenistica. E sarebbe interessante anche capire le origini, volevo dire qualcosa sull'origine del metodo dimostrativo, come viene in mente, diciamo, di dimostrare teoremi. Ecco, una linea importante che porta al metodo dimostrativo viene dalla logica aristotelica, direi. No, Aristotele parla di dimostrazioni nel senso di sillogismi veri. Cioè, nell'analisi dei sillogismi c'è l'idea di poter dedurre con assoluta certezza una conclusione da certe premesse. Questo è comune alla dimostrazione matematica o alla dimostrazione sillogistica di Aristotele. Ci sono anche delle differenze, naturalmente. Adesso non insisto sulle differenze. Ma da dove veniva la logica di Aristotele? Veniva dall'analisi della retorica. C'è un stretto rapporto, no, tra la logica della retorica, che è chiarissima, secondo me, leggendo la retorica di Aristotele. Cioè, lui presenta la retorica come un'applicazione della logica, però noi sappiamo che aveva preceduto di un secolo le opere di retorica, avevano preceduto di un secolo le opere di logica. Quindi è chiaro che la logica si forma, come dire, analizzando le opere di retorica ed astraendo da quelle solo, come dire, eliminando tutti gli aspetti psicologici che sono anche importanti nell'arte oratoria e isolando soltanto la forza logica delle argomentazioni, quelle che oggi possiamo chiamare logica, appunto perché Aristotele aveva introdotto questo termine. E perché si era sviluppata la retorica, diciamo, in Grecia, non si era sviluppata, non so, in Egitto o in Mesopotamia, insomma. E un altro punto che mi sembra interessante è che c'è un legame tra lo sviluppo della democrazia e lo sviluppo della retorica. No. Cioè, nascono scuole di retorica, manuali di retorica, a uso di chi vuole fare carriera politica. Perché chi voleva fare carriera politica in una democrazia doveva convincere delle proprie tesi delle assemblee che avevano potere deliberativo. E per far questo doveva sapere argomentare bene, per questo aveva bisogno dell'arte dell'argomentazione, e per questo sorgono i manuali, diciamo, su come bene argomentare. No. Se non c'è bisogno di convincere gli altri razionalmente, perché non esistono assemblee che debbano decidere, non c'è bisogno di fare scuole di retorica. No. Quindi c'è un legame, che poi è un legame che
che ha anche un aspetto nella didattica, se volete, no? Se io dimostro un teorema, mi metto sullo stesso piano, insegno, diciamo, un teorema, dimostrandolo, mi metto sullo stesso piano dell'allievo, insomma, l'allievo può scoprire un errore in quello che dico, insomma, invece con un insegnamento puramente autoritario non c'è bisogno di dimostrare niente, no? La verità va accettata perché la dice il maestro, ed era così nelle scuole per scribi, non so, dell'Egitto faraonico, per esempio. Ecco, che differenza c'è tra i teoremi, per esempio, di Euclide, che sono l'esempio più classico, diciamo, di metodo dimostrativo, e i teoremi moderni? Ecco, c'è una differenza importante che volevo sottolineare. Cioè, in Euclide voi non trovate solo teoremi, trovate due tipi di proposizioni negli elementi che sono dimostrate, i teoremi e i problemi, quelli che Euclide chiama problemi, che non sono problemi nel senso attuale, dico problemi perché problema è la parola greca. Cioè, qual è la differenza? Beh, i teoremi sono quelli che tutti sapete, diciamo. Il problema invece consiste nella richiesta di una costruzione geometrica. E quindi non è seguito dalla dimostrazione, ma è seguito prima dalla costruzione e poi dalla dimostrazione che la costruzione effettuata in quel modo soddisfa i requisiti richiesti. No, per esempio, la prima proposizione degli elementi di Euclide è costruire un triangolo equilatero su un segmento dato. Dunque si insegna a farlo, come bisogna fare col compasso, diciamo, a costruire il triangolo equilatero, e poi si dimostra che il triangolo così costruito è veramente equilatero. E la formula finale, che nel caso dei teoremi è come dovevasi dimostrare, nel caso dei problemi è come dovevasi fare. Allora, a me sembra interessante che nella didattica moderna si sono eliminati tutti i problemi della geometria e si sono lasciati solo i teoremi, cioè si è eliminata la parte operativa, insomma, la parte costruttiva. E spesso i problemi sono migrati, diciamo, nei programmi di disegno, però eliminando la dimostrazione. No? Quindi o si impara a fare qualcosa, però non si dimostra che quello che si fa funziona, oppure si dimostra qualcosa che non serve a fare nulla, diciamo, questa è la biforcazione, diciamo, della didattica moderna, mentre ad epoca euclidea le due cose erano strettamente connesse. L'altra cosa importante è che le costruzioni non erano solo costruzioni geometriche, e qua affrontiamo un altro problema, cioè l'antica matematica, ta matematica, non è quella nostra matematica, si potrebbe tradurre più o meno scienza esatta. Cioè l'insieme di tutte le scienze che venivano sviluppate dimostrando teoremi, che però costituivano modelli di fenomeni reali. No. Quindi, come la geometria euclidea in realtà non perdeva il contatto con le figure disegnate con riga e compasso, che erano l'oggetto concreto a cui si riferiva il modello, e così la meccanica o l'ottica non perdevano il contatto con, però sia in un caso che nell'altro si dimostravano teoremi. Per esempio, e anche problemi. Nella meccanica di Erone, per esempio, c'è un problema che quindi richiede costruzione e dimostrazione che la costruzione funzioni, e l'enunciato è, dato un certo peso, sollevarlo con una forza 1000 volte più piccola, avendo a disposizione ruote dentate. Poi si spiega come si fa un moltiplicatore che permette di avere quel vantaggio meccanico uguale a 1000, e poi si dimostra che la macchina così costruita effettivamente può sollevare un peso con una forza 1000 volte più piccola. Quindi lo schema è esattamente quello euclideo dei problemi. Però in questo caso capite che la costruzione, che anche nel caso della geometria non è una costruzione solo metaforica, si intende effettuare realmente il disegno, che a suo modo è una costruzione, però consiste anche nel costruire una macchina con ruote dentate, insomma. Quindi l'altro aspetto importante è che c'era una completa unità tra quelle che oggi chiamiamo matematica e fisica. Non c'era questa scissione. E tutte e due si chiamavano ta matematica. Fisica anche è una parola greca, naturalmente, ma significava un'altra cosa. Era un settore della filosofia, era la filosofia della natura. No. Ecco, quindi, tutte le teorie scientifiche che nell'ambito della matematica consistevano in affermazioni iniziali, postulati o principi. Anche ipotesi erano dette. Il nostro sistema empirico pare di ipotesi della geometria, per dire 5 postulati di Euclide. E naturalmente la parola hypothesis non aveva il significato attuale. Hypothesis, sapete, viene da hypotitemi, significa metto sotto, quindi ciò che è a fondamento, le basi, i principi.
E poi da queste affermazioni iniziali c'erano le, si deducevano le varie proposizioni, teoremi e problemi. Ora c'è il problema di come si sceglievano i postulati. O le ipotesi, c'erano vari termini, sfumature di significato che non sempre credo si possano apprezzare, no? Veniva detto sia i temata, sia l'ambanomena, sia l'ipotesi. Ecco, una caratteristica essenziale che dovevano avere le teorie scientifiche, che dipendeva naturalmente dalla scelta dei postulati, era quella di, come si diceva allora, phenomena sozzein, cioè di salvare i fenomeni. Phenomena significa le apparenze, ciò che appare. Cioè le teorie avevano due punti di partenza, un punto di partenza logico era dato dai postulati, dai principi, e il punto di vista di partenza euristico è dato invece da ciò che serve, dai fenomeni. Quindi se devo per esempio fare un modello dei moti planetari, il punto di partenza è l'osservazione di come si muovono effettivamente i pianeti, quindi per esempio le retrorelazioni planetarie. E l'ipotesi di partenza può essere quella di Aristarco, che il Sole è fermo, e la Terra e i pianeti si muovono in modo circolare uniforme con certi raggi e certe velocità angolari. Questo è riportato proprio in questi termini da Archimede quando spiega la teoria eocentrica di Aristarco, no? Dice Aristarco ha fatto delle ipotesi per salvare i fenomeni, dice Archimede. E salva i fenomeni perché? Perché facendo quelle ipotesi io posso dedurre come si vede Marte visto da Terra, se so i moti sia di Marte che di Terra, e posso verificare che la mia deduzione coincide con quello che osservo effettivamente nel cielo. No? E quindi se una teoria può salvare l'ipotesi, è una buona teoria. Ecco, però non è detto che sia una teoria in grado di salvare l'ipotesi, non possa avere un'altra teoria basata su altri postulati che salva altrettanto bene gli stessi fenomeni. Scusate, ho detto salvare l'ipotesi, salvare i fenomeni, volevo dire. E questo è chiaro, no? E quindi volevo fare due esempi. Un esempio riguarda l'ottica, e che è interessante di per sé per far capire come nasce il concetto di relatività del moto. No, mi sembra. Dunque, scusate. Ecco, questa è la proposizione 51 dell'ottica di Euclide. Euclide dice, se si muovono nella stessa direzione l'occhio e diversi corpi che si spostano con velocità diversa, quelli che si muovono con la stessa velocità dell'occhio sono giudicati fermi, quelli più lenti appaiono muoversi all'indietro e quelli più veloci in avanti. Quindi quello che conta, diciamo, è il moto relativo. Però è chiaro che i verbi di moto che usa Euclide si riferiscono a un moto considerato ancora assoluto, perché i verbi della lingua ordinaria in greco si riferiscono a un moto assoluto, naturalmente. Il concetto di relatività del moto è proprio una conseguenza di queste osservazioni, quindi non può essere presupposto. Questo è un punto delicato ma importante, mi sembra. Quindi se io vedo che un corpo si muove verso sinistra, beh, ci sono due ipotesi che possono salvare questa apparenza. O penso che io sto fermo e il corpo veramente si muove verso sinistra, oppure penso che il corpo sta fermo e io mi muovo verso destra, oppure che ci muoviamo tutti e due. E sono ipotesi equivalenti perché spiegano gli stessi fenomeni. Allora, siccome sono ipotesi equivalenti, io non posso scegliere quale è vera e quale è falsa. E da questa idea nasce l'idea che posso scegliere arbitrariamente il corpo di riferimento, cioè l'ipotesi di qual è il corpo fermo la posso fare arbitrariamente. No, questo significa scegliere il sistema di riferimento, diventerà poi la scelta del sistema di riferimento. Ecco, questa è interessante, questa cosa non viene più capita in epoca imperiale. C'è un passo di Galeno molto interessante, che servisce a Erofilo, e dice Erofilo dubiterà anche in altro modo, facendo le seguenti distinzioni. Chi vede ha la sensazione di ciò che è visto, o essendo fermo di un oggetto fermo, o in moto di un oggetto fermo, o in moto di un oggetto in moto, oppure fermo di un oggetto in moto. Mostrando poi che non è convincente spiegare la percezione secondo nessuna delle affermazioni precedenti, egli nega la nostra possibilità di vedere. Cioè, Erofilo aveva detto, io non posso scegliere, no? Quale delle possibilità è vero? Galeno ne deduce, secondo Erofilo noi non vediamo.
perché non riesce a capire più questo discorso, no? Mi sembra abbastanza impressionante il crollo, come dire, culturale che c'era stato tra Aerofilo e Galeno. Ora è chiaro invece che l'affermazione di Aerofilo è una diretta conseguenza della proiezione 51 di Euclide, no? Che però aveva un valore molto più ampio e epistemologico, se volete, di quello che può apparire oggi. Noi oggi siamo abituati alla relatività del moto, quindi invece si trattava di un caso particolare, di un problema molto più generale, quello che nel Novecento è stata chiamata la sottodeterminazione delle teorie, cioè io posso avere ipotesi diverse da cui deduco gli stessi fenomeni e allora non sono autorizzato a dire quale è vero e quale è falso. C'era un passo di Simplicio che avrei voluto leggere, un brano di Gemino riportato da Simplicio che avrei voluto leggere in questo contesto, ma penso di non avere più il tempo. Ecco, un'altra cosa che volevo sottolineare, poi finisco, che caratterizza, diciamo, la scienza moderna, moderna intendo dalla prima età moderna, diciamo di Newton più o meno, e però in parte anche secoli successivi, è la scissione che si ha tra la matematica e la fisica. Cioè questa unica scienza esatta greca viene divisa in due in modo abbastanza, secondo me, dannoso per tutte e due le parti che vengono divise, e viene diviso anche con delle forzature, no? Dicevo prima, per poter considerare la geometria euclidea matematica pura si è pensato bene di eliminare tutti i problemi, tutte le costruzioni, perché non sembravano più matematica, no? Dice, questo sarà disegno, lo dirottiamo da un'altra parte. Allo stesso modo, per poter considerare fisica l'idrostatica di Archimede si è pensato bene di eliminare le dimostrazioni. Per esempio, quello che in Archimede era un teorema, se è stata eliminata la dimostrazione, è stato chiamato il principio di Archimede, cioè si è trasformato in un principio basato direttamente sull'esperimento. In questo modo non c'era più la dimostrazione, quindi diventava fisica. Allora, con queste forzature si riusciva a dirottare le varie cose nell'ambito della fisica o della matematica. A volte però non si capiva più niente, per esempio nel caso dell'ottica di Euclide, l'idea che essendo ottica dovesse essere fisica e non matematica ha fatto non capire per secoli di che cosa stesse parlando Euclide, perché Euclide stava facendo un modello matematico dell'ottica fisiologica. E siccome i concetti usati per questo erano le opsis, cioè le visioni, gli sguardi, se volete, la direzione in cui sguardo, questi oggetti sono stati confusi con i raggi di luce, perché erano gli unici oggetti di cui si deve occupare l'ottica per un fisico moderno, naturalmente, no? E il risultato è stato di non capire, per esempio, che Euclide dice che i raggi che escono all'occhio sono un numero discreto, e se leggete edizioni, non so, dell'inizio del Novecento dell'ottica di Euclide, quella di Ovio per esempio in Italia, o anche altre straniere, e dicono questa cosa fa un po' sorridere, Euclide non aveva capito che la luce è continua, e invece chi lo legge nel Novecento che non ha capito che questa entità discreta riguarda la nostra percezione, perché i fotorecettori sono un numero finito e discreto. E quindi è chiaro che ogni fotorecettore che c'è sulla retina corrisponde, diciamo, una delle opsis di Euclide. No. E solo in questo modo posso spiegare, per esempio, che allontanando un oggetto, questo viene visto non solo più piccolo, ma viene visto in minor dettaglio, no? con minori particolari. Perché? Perché l'informazione trasmessa al cervello diminuisce, perché il numero dei nervi coinvolti diminuisce. E questo è chiarissimo nel modello euclideo, ma non poteva essere capito da un fisico che all'inizio del Novecento, pensando a quella era fisica, non riusciva a capire la differenza, diciamo, tra il raggio visuale di Euclide e il raggio di luce. Beh, io penso che finisco qui, perché mi diceva Giancarlo di parlare un po' meno di un'ora. Beh, credo che hai parlato meno di un'ora, ma di spunti ce ne hai dati abbastanza. E allora adesso abbiamo abbondante tempo per discussioni, per domande, richieste di chiarimento, commenti, con molta libertà da parte di tutti. Prego. Grazie.
Io non ho ben capito veramente la domanda. Cioè, non mi sembra che solo passare degli anni giustifichi automaticamente questa cosa, però... Sì, forse se fa entrare un po' di più la scienza nel discorso riesco a capire meglio, perché se parliamo solo di religione diventa troppo lontano dal tema di stasera, secondo me. Ecco. Ma forse possiamo riservare, perché questo è un discorso che effettivamente ci porta un pochino fuori, lo possiamo fare alla fine, il professore si Come dire, io temo proprio di sì, insomma, questo è stato uno dei motivi per cui ho cominciato a occuparmi di questa questione, insomma. Ora, è chiaro che dire che è un periodo, come dire, tutt'altro che di crisi, significa vedere le cose dal punto di vista dei romani, insomma. Se uno le cose le vede dal punto di vista delle città conquistate dai romani, la cosa è un po' diversa, insomma, no? Archimede muore perché è ucciso durante il sacco di Siracusa, un po' alla volta tutti i centri ellenistici sono conquistati dai romani, l'ultimo in cui si cominciano a fare un po' di scienza è Rodi, e quando i romani prendono Rodi, anche perché Rodi era stata alleata di Roma per molto tempo, insomma, e praticamente la strangolano economicamente in modo tale che certamente dopo non si potrà fare più ricerca, insomma, no, le condizioni che posero i romani era quella di consegnare tutti i beni, sia privati che pubblici, tenuti nei templi, e dopodiché assegnare un debito enorme, per cui gli abitanti di Rodi dovevano continuare a pagare a Roma cifre che non riuscivano a sostenere, e quindi non c'era più possibilità di finanziare nessun tipo di ricerca scientifica. Ora, l'impressione è che ci sia un periodo di progresso tecnologico, se capisco bene, no? In epoca romana, è dovuta secondo me al fatto che i romani acquisiscono parte della tecnologia ellenistica, però solo parte. Per esempio, se si confrontano gli acquedotti ellenistici con gli acquedotti romani, si vede che alcune soluzioni tecniche si sono perdute nel frattempo. Insomma, per esempio, gli acquedotti ellenistici potevano sfruttare il principio del sifone con condutture forzate ad alta pressione a valle, i romani non sono più in grado di farlo, insomma, no? E quindi non sono più in grado, per esempio, di rifornire le acropoli d'acqua. Ora si parla sempre di come sono belli gli acquedotti di Roma, però magari uno si dimentica di come erano gli acquedotti ellenistici prima, insomma, c'è una differenza. Non lo so, anche dal punto di vista, per esempio, delle armi, no, le armi da getto, per esempio. I romani erano interessati certamente alle armi da getto, però c'è una relazione tra lo sviluppo della meccanica, lo sviluppo anche teorico della meccanica, e la belopoeica, cioè l'arte di costruire catapulte. Ora, durante il periodo romano, la gittata delle catapulte è una funzione monotona decrescente, finché non si decide che non vale più la pena costruire catapulte, perché il proiettile cade così. E questo, secondo me, è connesso con il fatto che non ci sono più scuole in cui si insegna la meccanica, no? Cioè, può sembrare più conveniente, anziché formare meccanici che poi potranno spiegare agli ingegneri come costruire le catapulte, direttamente prendersi le catapulte oppure fare schiavo un ingegnere che è in grado di costruirle. Però questa cosa funziona per una generazione, la seconda già funziona molto peggio, la terza non funziona più, e il risultato è che non si sapranno più fare le catapulte, insomma, no? Quindi a me sembra che ci sia, come dire, un abbassamento del livello anche tecnologico, ma certamente scientifico, dal punto di vista scientifico, no? Se uno confronta, non so, Archimede con Plinio, insomma, è abbastanza impressionante, io credo.
Ed è anche abbastanza impressionante il fatto che mentre di Plinio abbiamo un numero enorme di manoscritti della Naturalis Historia, di molte opere di Archimede ci sono rimasti una copia sola e altri non ci sono rimasti affatto. Il che significa che la selezione fatta in epoca imperiale e medievale, diciamo, ha selezionato le opere peggiori, non le opere migliori. Insomma, questo mi sembra abbastanza impressionante. Ci sono, scusi. Sì. Allora, l'epiciclo, mi pare di capire da quello che dice lei, che l'epiciclo è escluso da questo discorso, dal fatto che ci sia un corpo che tiene il pianeta e lo perdeviamo nel mondo. Quindi, voglio dire, il fatto che c'è la retrocessione o la stazione, sì. Cioè, voglio dire, il fatto che ci siano stazioni e retrogradazioni fa parte dei fenomeni, è ciò che si osserva, d'accordo? Quindi è indipendente dal modello, è il punto di partenza euristico, direi, no? Cioè si guarda il cielo e si vede che Marte a un certo punto si ferma e torna indietro, quindi questo è il dato di partenza. Dopodiché questo può essere spiegato con diversi modelli teorici. Una possibilità è il sistema tolemaico, un'altra è un sistema eliocentrico. Con tutte e due si possono spiegare queste cose. Sì, ma siccome lei parlava di un equilibrio tra forza centrifuga e forza centripeta, sì. Questo equilibrio si ha soltanto se il Sole è al centro. Certo. Se c'è la Terra al centro, il biciclo non gioca più, non può giocare più questo ruolo. È quello che dice. Certo, no, dicevo, dal punto di vista cinematico si possono tutte e due le possibilità, no? Quella di Aristarco è più semplice perché spiega con minor numero di moti circolari uniformi, diciamo, le apparenze. Però anche quello tolemaico funziona. Però se voglio dare un'interpretazione dinamica in termini meccanici, allora solo il sistema eliocentrico questo può darla, insomma. E questo, io credo che fu proprio questo il motivo, ecco, di questo non ho parlato, ma ci vorrebbe un'altra ora forse per parlare di questa cosa. Cioè c'è un passo di Plutarco, secondo me molto interessante, in cui si dice che Aristarco aveva assunto l'eliocentrismo per ipotesi, mentre Seleuco aveva dimostrato che effettivamente i pianeti ruotano intorno al Sole, che l'eliocentrismo è un fatto reale. Ecco, io credo che si possa ricostruire l'argomento di Seleuco, almeno si possa ricostruire, diciamo, con un elevato grado di verosimiglianza, e penso che l'argomento fosse proprio connesso all'idea che solo in quel caso si può spiegare il moto in termini di equilibrio tra gravità e forza centrifuga. Ora, perché io devo preferire una spiegazione in termini di equilibrio tra gravità e forza centrifuga? Per esempio, se la Terra gira intorno al Sole, io posso pensare o che ci sono due forze, la forza centrifuga e la forza di gravità, oppure un aristotelico pensa che non c'è nessuna delle due, d'accordo? Però se ci sono tutte e due, e la Terra fa come il sasso che ruota intorno alla fionda, diciamo. Beh, se sei a ruotare intorno alla fionda, invece di essere un sasso, è una palla di stracci, che succede? Che la palla di stracci si deforma e quindi si allunga nel verso della congiungente palla di stracci in mano che la fa ruotare. E quindi se è vero, che è un fatto reale, che la Terra ruota intorno al Sole e ci sono queste due forze che la tirano, la Terra si deve allungare nella direzione Sole-Terra. Ora, la Terra è solida, è difficile che possa subire un processo di deformazione di questo tipo, però ci sono gli oceani e gli oceani sono mobili. Allora un effetto, diciamo, di questo moto sono le maree solari. Ora si dà il caso che Seleuco di Babilonia, che è quello di cui si dice che aveva trovato la spiegazione, che più o meno, se la spiegazione mia è quella riportata da Seneca, era anche una persona che si era occupata di maree, aveva studiato in particolare il ciclo annuale delle maree, cioè aveva studiato le maree solari. Quindi a me sembra probabile che questa fosse la spiegazione data da Seleuco di Babilonia. No. E quindi questo fa capire perché poi c'era stato questo salto di qualità, insomma, si era passato da un eliocentrismo dinamico. Secondo me era stato un elemento essenziale, era stata la teoria delle maree. Per
però a questo appunto ci vorrebbe un'altra giornata dedicata alla teoria delle maree, insomma. Renato. Dunque, per quanto riguarda la catottrica, cioè la legge della riflessione, è certamente, diciamo, è dedotto da un principio di minimo in Nerone di Alessandro. Ah, volevi dire diottrica? No, perché... però parliamo di tutte e due le cose, no? Perché è chiaro, l'idea di poter dedurre, diciamo, l'ottica geometrica da un principio di minimo è composta di tre parti, diciamo. Una è la propagazione rettilinea della luce, in cui è tutto, del tutto banale, insomma, è ovvio che rispetta un principio di minimo. Un altro passo riguarda la legge di riflessione su uno specchio piano, e questo è dedotto da un principio di minimo in Nerone di Alessandria, diciamo, nel De Speculis, che è attribuito a Nerone di Alessandria. E quindi, però, è importante naturalmente che si possa, con un unico principio di minimo, dedurre sia la propagazione rettilinea che la legge della riflessione. Il fatto che si possa dedurre anche la legge della rifrazione, diciamo, da un principio di minimo, a me sembra probabile, e sembra probabile, però non è documentato, sembra probabile su due basi, diciamo. Uno è che adesso sappiamo, da ormai quasi 20 anni, forse più di 15, che la legge di Snell era nota nel X secolo, no? Rashed ha pubblicato l'opera di Ibn Sal, siamo negli anni 900, negli anni 60 del decimo secolo, 962-963, in cui non solo è enunciata la cosiddetta legge di Snell, ma si capisce dal modo in cui è enunciata che è dedotta da un principio di minimo. Ora, il fatto che nel 960, diciamo, un autore islamico di ottica conosca questa cosa, che invece è ignota dalla Zen qualche decennio dopo, cioè al massimo ottico arabo, a me fa sospettare che sia un'idea antica, insomma, no? Cioè, se fosse stato un progresso islamico, difficilmente le conoscenze avrebbe avuto un andamento decrescente, secondo me, no? Cioè, nel 960 si sa, nel 990 non più. Insomma, è più facile che si sia persa una conoscenza antica, no? Che non... E poi c'è un'altra cosa che mi ha sempre affascinato, cioè c'è un passo di Roberto Grossatesta nel De Iride, in cui Roberto Grossatesta, che tra l'altro enuncia una legge della rifrazione completamente sballata, insomma, lui pensa che il raggio rifratto segue in ogni caso la bisettrice tra il prolungamento del raggio incidente e la normale, quindi non dovrebbe dipendere da qual è la sostanza rifrangente, che è una cosa completamente assurda per qualsiasi sperimentale, secondo me. Quindi è chiaro che la sua fonte è una fonte libresca che lui non ha capito. Insomma. E però oltre a questo dice che la legge della rifrazione, come la riflessione, come tutta l'ottica, si può dedurre da un principio di ottimizzazione.
No. Ora questo fa pensare che lui avesse conoscenza, se non altro, delle conoscenze arabe, insomma, è un po' strano che possa dire questo, cioè fin prima che fosse pubblicata l'opera di Ibn Sal sarebbe sembrata strana questa idea che lui potesse avere in mente una deduzione veramente della legge di rifrazione da un principio di minimo. Adesso che sappiamo che 250 anni prima che scrivesse Roberto Cross Testa nel mondo islamico, questa è una cosa nota, però lui dice che queste sono cose greche trovate da Aristotele. Allora questo fa supporre che lui conoscesse un'opera in greco o conoscesse una citazione di opera greca, qui è risposto a questo principio, insomma. Però queste sono naturalmente congetture, come dire. Quello che è sicuro è che nel 960 Ibn Sal sapeva che si poteva dedurre da un principio di ottimizzazione non solo provocazione rettilinea e riflessione, ma anche la rifrazione. Ecco. Altre domande? Dunque, non è facile, insomma. A me è colpito molto leggere una cosa di Voltaire, cioè la voce système, consiglio di leggerlo nel dizionario filosofico, in cui Voltaire se la prende con Aristarco di Samo, con un tale livore, una tale rabbia, insomma, che fa capire qual era lo spirito del tempo. Cioè c'è l'idea di affrancarsi da questo pensiero degli antichi che era considerato troppo invadente, evidentemente. Cioè quando si comincia per la prima volta a poter fare anche qualche passo con le proprie gambe, insomma, senza dover avere continuamente il testo greco a fianco, e c'è un po' di desiderio di affrancarsi del tutto, no? C'è una specie di complesso di Edipo, secondo me. C'è questa idea. Poi se la prende con Dutain, che aveva scritto delle cose sulle conoscenze degli antichi, e dice, ma forse che gli antichi avevano anche cannoni in grado di ammazzare più dei nostri, di colpire più lontano, se no perché cioè, mi piace che Voltaire basa la superiorità dei moderni soprattutto sulla potenza delle armi, insomma, da questo secondo lui può dedurre la superiorità in generale. E c'è un confronto tra Copernico e Aristarco molto violento, ed è questo che, come dire, è proprio certamente è nell'ambito del pensiero illuministico che si ha questo ribaltamento, diciamo, no? Dallo scopritore al precursore. E quindi perché poi nel pensiero illuministico ci sia stato questo bisogno di frattura? Appunto, io ho detto qualcosa, ma questo è un problema. No, però se posso inserirmi, questo non è capitato per Euclide, no? Cioè la dipendenza da Euclide non è mai stata messa in dubbio, insomma. Mentre invece quella che noi oggi chiamiamo fisica... Beh, non è stato mai messa in dubbio fino a Bourbaki, diciamo, sì, non capisco. Che hanno urlato a basse Euclide, insomma, e hanno fatto bene, una didattica... Però, diciamo, non si è persa la continuità con l'opera di Euclide. Sì. Quando c'è stata la rivoluzione, quella che noi chiamiamo la rivoluzione scientifica, Galileo, sì, Newton, non, sì, si è persa quella con Euclide, mentre si è persa quella con la legge di inerzia, diciamo così. Ecco, l'idea che ci vogliono delle forze per fare un moto, e non è chiaro il perché della differenza. Ma secondo me questo è connesso con quello che dicevo prima della divisione che si è creata tra matematica e fisica, divisione che nell'antichità non c'era. E allora uno dei criteri per decidere se una cosa faceva parte della matematica o no e se era in stretta continuità con le opere greche rimaste, secondo me, quella era matematica, no? Il resto era fisica e andava in direzioni diverse. Secondo me questa è una parziale spiegazione. Poi naturalmente c'è una grossa differenza, come dire, tra le opere che si sono considerate integre e quelle che le cui idee si possono ricostruire in parte attraverso testimonianze di seconda mano. No, noi stiamo parlando di ricostruzione per quanto riguarda quei passi di Plutarco e di Seneca. E quelli, naturalmente, mentre leggere Plutarco e Seneca era essenziale per Newton, insomma. Newton, tra l'altro, aveva scritto degli scoli classici, no, in cui commentava tutte le origini antiche di alcune sue idee, che però poi pensava di inserirle nei principi, però poi cambia idea e non le ha inseriti, e sono rimaste alla storia di manoscritti, e sono stati pubblicati in parte da Paolo Casini in Italia per la prima volta, forse una quindicina d'anni fa o 20 anni fa, adesso non ricordo con esattezza. Quindi ancora all'epoca di Newton questa consapevolezza c'era, però in parte è stata dimenticata dopo, insomma, un po' proprio nascondendo le cose, per esempio evitando di pubblicare gli scoli classici, no? Che sono
visto che Newton non l'aveva pubblicato, si potevano anche pubblicare nei, forse nei 300 anni successivi, invece si è dovuto aspettare appunto 300 anni per farli uscire. Secondo me no. No, voglio dire, sono stati scritti degli elementi prima di Euclide, poi che sono scomparsi, no? Per esempio c'è degli elementi di, adesso non mi sfugge, sono sotto l'emozione di un intervento. Da Ippo. Dunque, io quando ho detto la retorica, penso di aver detto esplicitamente che secondo me è una delle sorgenti, no? Non l'unica. L'altra è appunto la geometria, sono d'accordo su questo. Però io non credo che prima di Euclide si fosse stato sviluppato un metodo dimostrativo analogo a quello di Euclide. Io sono abbastanza convinto che Euclide, da quello che sappiamo, rappresenta un salto di qualità. Adesso dico perché. Innanzitutto, Talete, Pitagora, non c'è nessun, direi nemmeno indizio che avessero dimostrato teoremi. Cioè il fatto che certi teoremi, chiamarlo teorema di Talete e teorema di Pitagora, sono abitudini tarde, insomma. Ma, se uno legge tutte le testimonianze che abbiamo su Talete, riguardano il fatto che lui riusciva, non so, a calcolare l'altezza di una piramide seguendo un certo procedimento, ma non c'è nessun indizio che dimostrasse dei teoremi su questo. Cioè io posso capire che se piantando un bastone per terra, diciamo, misuro il rapporto tra l'altezza del bastone e la lunghezza dell'ombra, se nello stesso istante c'è un altro oggetto molto più grande, i rapporti possono essere lo stesso, può essere intuitivo, però dedurre questo da postulati è tutto un altro discorso. No. Questo non mi sembra, no. C'è la storia della geometria di Eudemo, in cui si dice che Talete dimostra alcuni risultati, e i due risultati che cita sono che un diametro divide un cerchio in due parti uguali, per esempio, e un altro che gli angoli alla base di un triangolo isoscelo sono uguali. Ora, il risultato è che un diametro divide un cerchio in due parti uguali, secondo me è troppo ovvio ed evidente per essere uno dei primi risultati dimostrati. Cioè, le dimostrazioni riguardano prima risultati non evidenti, che fanno capire che il metodo dimostrativo è utile. No. Dopodiché sorge l'esigenza di dimostrare anche una cosa apparentemente banale, mi sembra, insomma. Invece, una volta che poi il metodo dimostrativo si è sviluppato, si immagina che le prime proposizioni dimostrate siano le più semplici, cioè quella che un diametro divide un cerchio in due parti uguali. Io non sviluppo il metodo dimostrativo per avere un risultato del genere. Chiunque vede un diametro divide il cerchio in due parti uguali, secondo me. E comunque questa questione è analizzata molto in dettaglio, per esempio, da Knorr, da altri, insomma, che fanno risalire il metodo dimostrativo al IV secolo, insomma, non a prima del IV secolo. Diciamo, questo sarebbe lungo discutere su questo. Ecco, l'altro elemento che riguarda invece gli immediati predecessori di Euclide, io volevo dire due cose. Prima è che mentre ci sono testimonianze che esistevano altri elementi prima degli elementi di Euclide, non c'è nessuna testimonianza su altri sistemi di postulati. No, nessuno dice che prima dei cinque postulati di Euclide qualcun altro avesse proposto altri postulati. E questo a me sembra una grossa indicazione del fatto che l'idea di far partire le dimostrazioni dalla scelta di cinque proposizioni o un piccolo numero di proposizioni iniziali sia una novità di Euclide. Se no ci sarebbe rimasta qualche testimonianza su postulati precedenti. E in tutti i brani di matematica di Platone e di Aristotele non c'è mai un riferimento a postulati alternativi ai postulati di Euclide.
Ecco, la cosa che mi sembra molto interessante sono le analisi, per esempio, delle dimostrazioni matematiche presenti in Platone. Cioè, in Platone ci sono dimostrazioni matematiche, però sono dimostrazioni di un carattere diverso dalle dimostrazioni di Euclide. Cioè, la dimostrazione che io chiamerei dimostrazione platonica consiste, come dire, in una serie di passi logici che riconducono l'affermazione che si vuole dimostrare a un'affermazione che è considerata evidente dal disegno, ma non risalgono fino a dei postulati che sono stati individuati esplicitamente. Non so se è chiara la differenza. No, e questa cosa, secondo me, è un livello intermedio che è molto utile anche didatticamente, è quello che secondo me si dovrebbe fare nella scuola media, per esempio, no? Spiegare perché sono vere certe cose. Però il fatto che Platone faccia sistematicamente così, a me sembra un altro forte indizio del fatto che prima di Euclide sistemi analoghi, e per sistemi analoghi intendo con un insieme di postulati ben determinati, univocamente fissati, da cui dedurre tutto lo schema, non ci fossero. Ci fossero invece una serie di percorsi dimostrativi in cui però il punto di partenza era variabile. Non so se mi sono spiegato, no? È scelto di volta in volta. Ma c'è anche un altro motivo per pensare questo, secondo me. L'idea di fissare i postulati una volta per tutte è connessa con la diffusione del manuale scritto, che è di epoca ellenistica. Questo mi sembra un'altra cosa importante. Cioè, finché la cultura della Grecia classica è una cultura essenzialmente orale. Ora, in una cultura orale è molto importante la retorica, è molto importante il saper bene argomentare, è molto importante anche riuscire a avere percorsi dimostrativi, però è difficile mettersi d'accordo tutti su quali sono i punti di partenza fissi. No. Per avere dei punti di partenza accettati universalmente, gli stessi da tutti, bisogna avere un manuale così autorevole che viene usato in tutto il mondo greco. Insomma, no? E questa è una cosa che si sviluppa, secondo me, nel periodo ellenistico. Non so se questo mi sembra un ulteriore elemento, no? Mentre invece il procedimento di dimostrazione che si legge, non so, in diversi dialoghi di Platone è molto più vicino a una cultura essenzialmente orale, in cui si vede che una persona riesce a dimostrare, non so, nel Menone per esempio, no? Anche a uno schiavetto posso convincerlo, diciamo, che il quadrato costruito sull'ipotenusa è il doppio del quadrato costruito sul lato, e quando il percorso argomentativo non fa mai richiamo a nessun postulato, fa richiamo solo a cose evidenti. Quindi l'idea appunto è quella di ricondurre, diciamo, ciò che non è banale a cose che appaiono evidenti dal disegno. A me mi sembra, come dire, un passo molto importante, in cui già c'è una buona parte del metodo dimostrativo, però quello di Euclide mi sembra un ulteriore salto, cioè l'identificazione dei postulati. Prego, sì. Come dire, mi dispiace, non... Quanto è importante questo confronto quantitativo nella scienza ellenistica? Dunque, quanto è importante? Secondo me è importante molto più di quanto in genere non si pensi, ma molto meno, diciamo, nella scienza di oggi, ovviamente. Siamo in una zona grigia intermedia, no? Cioè, non abbiamo molte testimonianze su questo aspetto, però ne abbiamo alcune significative. E naturalmente si può chiedere se la scarsità delle testimonianze è dovuta al fatto che in origine ne fossero molto poche o al filtro, diciamo, di epoca imperiale e medievale. Certamente agito in questo modo, no? Perché, come dire, noi riceviamo queste opere attraverso un filtro di secoli in cui c'era un totale disinteresse a questi aspetti, no? Quindi se... Però qualcosa ci è arrivato, per esempio ci sono
Mi dispiace che io ho portato qua l'edizione italiana di questo mio libro, che non ha figure, invece in quella inglese ci sono alcuni diagrammi che mi ho dimenticato potevano essere utili. Per esempio c'è un diagramma in cui si confronta in due casi, cioè nel caso di un moto della Luna, nel caso di un moto di Marte, i dati reali di un certo periodo di tempo osservativi con i dati dedotti dall'Almagesto. E sì, sono due casi estremi, nel caso della Luna sono praticamente identici. Cioè c'è una perfetta sulla scala del disegno, insomma, che è un disegno abbastanza accurato. Diciamo, no? Nel caso di Marte invece c'è una discrepanza, ed è il caso della discrepanza massima, che però è abbastanza limitata la discrepanza. Cioè il confronto tra i dati dedotti dall'Almagesto e i dati reali riferiti allo stesso periodo dimostra una grossa vicinanza. Un altro caso, sempre di Tolomeo, sono le tabelle che lui dà degli angoli di rifrazione in funzione degli angoli di incidenza. Nel caso della rifrazione acqua-aria, acqua-vetro e aria-vetro. E in questi casi si vede che fino a un certo angolo l'accordo con i dati sperimentali è ottimo e poi sballa negli ultimi per gli angoli molto grandi. Ora c'è da fare un'analisi accurata dei dati, perché poi quello che si vede, se si fa l'elenco, come dire, se si studia la successione degli angoli di rifrazione che corrispondono agli angoli di incidenza, che sono una progressione aritmetica, si vede che formano una successione che ha le differenze seconde costanti, il che ovviamente non corrisponde alla verità, perché l'angolo di rifrazione non è una funzione di secondo grado dell'angolo di incidenza. Però l'approssimazione è buona in un primo tratto, e lì dove questa approssimazione è buona i dati coincidono anche con i dati sperimentali. Ecco, è molto strano che una persona che fa un'accurata indagine sperimentale, senza la quale non si potrebbero avere quei dati, poi mette dei valori sballati perché vuole che le differenze seconde siano costanti. Ecco, a me la cosa più probabile è che la tabella che ci è arrivata sia il risultato di due passi. Cioè una prima persona che aveva fatto un'analisi sperimentale fino a un certo punto e un altro che accortosi che le differenze seconde erano approssimativamente costanti e decide di estrapolare con questa regola, insomma, no? Mi sembra la cosa più probabile. Quindi, però anche questa naturalmente è una congettura. Quello che è sicuro è che i primi, diciamo, 8 dati non sarebbero nella forma in cui ci è arrivata se qualcuno non avesse fatto delle misure accurate. Quindi le misure accurate c'erano, insomma, no? E in che misura fossero fatte, questo è, come dire, è materia di congettura, insomma, perché non c'è rimasto quasi niente, insomma, questo è il punto. No, noi stiamo ragionando su forse l'1% di quello che era stato fatto, insomma. E quindi si tratta di cercare di capire, c'è un paesaggio di rovine dai resti, insomma, no? Come si fa con le fotografie aeree, insomma. A me sembra che certe cose si vedono, no? Però non si può giudicare naturalmente la quantità, per esempio, di dati sperimentali, no? Però che ce ne fossero alcuni è sicuro, ecco. Ancora qualche domanda? Sì. Sinceramente io non credo, insomma. Cioè, a me sembra, quando Giustiniano chiude le scuole filosofiche di Atene, chiude la scuola neoplatonica e la chiude proprio per
per chiudere un covo di pagani, diciamo, no? Quindi i pazzi è neoplatonica, diciamo, fa una brutta fine. Quindi non mi sembra che ci sia un desiderio da parte dei cristiani di conservare il platonismo più di altre cose. Io credo che più semplicemente, per esempio, la filosofia stoica fosse più difficile da capire e per questo, diciamo, non si capissero più i testi. Cioè, credo che leggere un testo di Crisippo fosse più difficile, come leggere un testo di Archimede. Io credo che ci sia stata una selezione dovuta semplicemente al fatto, come dire, diffido dall'idea che ci sia qualche grande vecchio che ha deciso tutto, insomma, no. Cioè, la mia impressione è che, come dire, sono conservati i testi che erano più ricopiati, diciamo, no? Erano ricopiati quelli che si capivano meglio. Quindi è chiaro che si capisce di più la naturale storia di Plinio che non Archimede. Quindi la naturale storia di Plinio ci è rimasta in centinaia di esemplari, alcune opere di Archimede in un esemplare solo, altre in nessuno. E le opere di Crisippo non ce n'è rimasta nemmeno una, perché secondo me era più difficile di capirlo, da capire, che non i dialoghi di Platone, per esempio, che sono anche più belli da leggere, insomma, quindi avevano un pubblico più ampio, anche in un'epoca, diciamo, di minori competenze scientifiche. No, credo che sia questo, però naturalmente non c'è rimasta, anche tanti scritti di Aristotele non ci sono rimasti, però per esempio degli stoici non c'è rimasto quasi nulla, sono rimasti solo frammenti. E questo ha causato grossi problemi, secondo me, perché mentre qualche opera scientifica ellenistica è sopravvissuta, la filosofia coeva, diciamo, che era soprattutto quella stoica, era scomparsa. E quindi si è cercato di interpretare filosoficamente, sulla base di Platone e Aristotele, la scienza successiva. E questo ha causato, secondo me, un grosso problema agli studiosi moderni, insomma, che non avevano gli strumenti culturali adatti per interpretare quei risultati scientifici, no, non avevano la filosofia contemporanea, cioè avevano Euclide, avevano parte di Archimede e poi avevano Platone, insomma, se avessero avuto Crisippo forse tutta la storia della filosofia moderna sarebbe stata diversa, non lo so. No, no, scusi che ho detto. Che... sì, però è d'accordo che non c'era tutto questo grande accordo tra cristianesimo e neoplatonismo, non mi sembra. Sì, non lo so, io forse questo. Sono ignorante su questo, però mi sembra che questo sia più vero parecchi secoli dopo. Cioè, questo è vero, diciamo, all'epoca di Tommaso, dicevi. Prima c'era stata un'interruzione colossale con Aristotele, che non è giunto attraverso le ricopiature dei cristiani, ma degli arabi, insomma. Qualche altro intervento? Comincia a essere un pochino tardi, a dire il vero, però se qualcuno ancora ha qualche domanda. E se no io direi che chiudiamo, se qualche allievo della scuola vuole fermarsi ancora, noi non abbiamo fame, ci fermiamo quanto serve. Ma intanto salutiamo. Grazie.